Cari amici, buon Natale. Le messe di questo giorno natalizio sono quattro: messa vespertina della vigilia, messa nella notte, messa dell'aurora, messa del giorno. Ho scelto la messa dell'aurora, che potremmo anche comunemente definire la messa dei pastori. Il Vangelo che ascolteremo in questa messa, che ahimè oggi forse rischia di essere per molti motivi tralasciata, ci vede coinvolti nella vicenda dei pastori, quei pastori che nella notte sono stati avvertiti dagli angeli di quell'avvenimento così grande, così splendido della nascita di Gesù. Ebbene, il Vangelo ci dice che quando gli angeli si furono allontanati, i pastori in cuor loro dicono l'uno all'altro: andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. C'è un avvenimento, un fatto che è per noi e che è il Signore a farci conoscere. I pastori sono l'immagine del vero cristiano, colui che si mette in cammino verso Gesù, colui che lo cerca, colui che desidera trovare la presenza di Gesù. E i pastori relazionano su questo, vanno senza indugio, trovano Maria e riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Che cosa era stato detto loro? Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E nel Vangelo della messa dell'aurora ci è detto che trovarono Maria e Giuseppe il bambino adagiato nella mangiatoia. Ma anche nella messa della notte, al versetto 7, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia. Ecco allora quello che dobbiamo annunciare. Lui è nato per noi. È nato il Salvatore, è nato colui che è pienezza di vita, è nato il Signore del tempo e della storia, è nato colui che è fondamento, principio, centro di tutta la creazione. E allora, come i pastori, anche noi viviamo la gioia che questo giorno ci trasmette, glorifichiamo e lodiamo Dio con loro, sentiamoci avvolti dalla presenza di Gesù. Non siamo noi a fare qualcosa per Lui, è Lui che dona tutto se stesso per noi. Buon Natale! Thank you.